Signor Questore, anticipato da lei e poi ieri dal Capo della Polizia, ci sarà un nuovo dispositivo in questo fine settimana e poi procrastinato sine die per il contrasto a questa movida che è diventata una movida violenta. Sì, un ulteriore rafforzamento, perché già nei baretti, come abbiamo già dei servizi delle pattuglie miste. Noi faremo un ulteriore rafforzamento insieme all'Arma dei Carabinieri. Venerdì i Carabinieri, ci concentreremo sulla fascia, quella più critica, dalle 0 alle 5-6 di mattina, per garantire un adeguato servizio di una cornice di sicurezza al coso. Sarà visibile, non invasiva, perché noi come obiettivo abbiamo quello che quell'area possa essere fruita dai giovani in piena serenità. Ci saranno dei controlli amministrativi da parte della Polizia Municipale e anche da parte nostra, da parte dell'Arma dei Carabinieri, per far rispettare ciò che è nell'ordinanza del sindaco. Testeremo questa situazione, sicuramente ci saranno più risorse anche in borghese da parte da parte della squadra mobile, servizi in borghese. Ci sarà anche l'utilizzo del LTE, questo nostro sistema di smartphone che rimanda le immagini in sala operativa, che sarà molto utile anche ai fini investigativi qualora, non ce lo auguriamo, ci dovesse essere qualche evento, perché in quell'area, questo sarà anche il tema che ci porremo, sicuramente la videosorveglianza dovrà essere progettata, perché noi abbiamo una rete di telesorveglianza e videosorveglianza esterna a quell'area, ma all'interno dei baretti è oggettivamente carente. Anche su quello vedremo di progettare e vedremo come dovrà essere finanziata un sistema di videosorveglianza dedicata ai baretti. Lei ha parlato di controlli selettivi, si riferiva a questo? Controlli selettivi significa che noi non è che faremo un prefiltraggio come facciamo allo stadio, sarebbe impensabile. Quello che faremo sicuramente è nei punti di accesso all'area interessata, eviteremo che entrino motorini, faremo dei controlli a campione per dare questo impianto, un impianto di carattere preventivo, non è un impianto a carattere repressivo, per dissuadere gruppi o branchi di soggetti che possono pensare di spadroneggiare in quell'area, che sappiano che le forze dell'ordine ci sono in maniera equilibrata, tecnicamente strutturata, e vediamo come va. Dal punto di vista investigativo ci può dire qualcosa su quello che è successo sabato? Siamo sul pezzo. A livello investigativo c'è personale della squadra, c'è un team della squadra mobile che sta lavorando, quello che posso dire, intensamente, in piena sinergia con il gruppo, con il team di magistrati che il procuratore Melillo ha disposto, con grande sensibilità, l'attenzione a tutti questi eventi, accoltellamenti, qualche sparatoria, per cercare di capire e comprendere il contesto ambientale in cui nascono e crescono queste persone. Poi sicuramente ci sarà un allargamento anche alla procura dei minori, c'è un grande dinamismo da questo punto di vista, equazioni magiche non ce ne sono e voi sapete bene, lo dobbiamo dire con grande serenità, c'è da testare e sperimentare delle forme A di controllo del territorio, quella è la base, servizi di carattere preventivo, da interrogarci tutti insieme sia con la procura ordinaria che con quella dei minorenni, in piena sinergia con l'amministrazione comunale, per cercare di capire questi fenomeni così gravi perché avvengono e quali sono i rimedi o le iniziative per cercare di ridimensionare questa carica di violenza che viene portata in aree sensibili della città.